Passiamo all'oggetto numero 6, Verdini Gate, inchiesta appalti ANAS. Quali conseguenze per i lavori previsti in Umbria ed eventuali contatti con giunta regionale e staff? Prego, consigliere Bori. Grazie Presidente, come detto la questione legata alle inchieste ANAS sugli appalti è al ruolo di Verdini, però prima di passare a questo mi va di ricordare a tutte e tutti noi che quando si ricopre un incarico pubblico si giura sulla Costituzione e si dice che i cittadini a cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. In questo periodo ci siamo abituati a spettacoli aberranti, penso al sottosegretario Sgarbi che dovrebbe vigilare su i furti di opere e di beni storici e che è accusato ad oggi di essere lui ad aver organizzato il furto di un quadro, la sua contraffazione e poi l'accreditamento tramite una mostra. E tutto questo accade dopo che è anche accusato di fare delle conferenze pagate, cosa vietata per legge, mentre il suo ministro Sangiuliano premia libri che non legge. Accanto a questo vediamo feste di Capodanno in cui, organizzate dai sottosegretari, in cui invece i parlamentari vanno con la pistola carica e sparano. In questo quadro il ministro delle Infrastrutture Salvini non risponde in aula, come invece chiediamo a voi di fare, rispetto alle inchieste sugli appalti ANAS. Purtroppo queste inchieste, capisco, riguardano il fratello della sua compagna, quindi capisco che lo mettano in imbarazzo, però riguardano anche tanti cittadini, come quelli umbri. In questa inchiesta sono finiti infatti gli appalti che riguardano le infrastrutture umbre. Mi va di citare alcuni degli estratti delle intercettazioni che riportano gli organi di stampa e che io trovo preoccupanti. Gli indagati dicono che, cito, questa è corruzione in cambio di posti. Tocca Annà a Perugia a dà due schiaffi a uno. Quel milione e 200 mila euro che ti ho sbloccato per quella galleria a Perugia, a te non ti facevano toccare palla, a me è valso un avviso di garanzia. Queste sono le intercettazioni, quindi le loro parole, rispetto ad appalti pubblici, di persone che appunto ne tratteggiamo un po' il profilo. Il primo è Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis Verdini, fratello della compagna del ministro Salvini, che di ANAS si dovrebbe occupare, insieme a due alti dirigenti e il suo socio in affari, Fabio Pileri, narnese di origine residente a Terni, che è socio di minoranza insieme a Verdini nella società indagata in cui risulterebbe dagli organi di stampa che addirittura l'amministratore delegato di ANAS andasse nella sede della società a incontrare dei futuri appaltatori. Sicuramente tra le medaglie che può vantare Pileri c'è anche essere socio di Andrea Carminati, il figlio di Massimo Carminati, ex Nuclei Armati, che affonda le sue radici nella banda della Magliana, in Mafia Capitale, e noto per i rapporti con la camorra romana. Ecco, in questo spaccato sicuramente costruttivo e che rende onore sia a queste persone che a chi ha ruoli istituzionali, ci preoccupa il fatto che ci siano appalti milionari, su cui noi dobbiamo chiedere la massima chiarezza, che riguardano il nostro territorio. Infatti la nostra regione svolge un ruolo centrale in questa inchiesta, non solo perché è Umbro uno degli indagati, non solo perché risulta dalle loro parole che frequentassero la nostra regione e questa città per interloquire con qualcuno, ora vorremmo capire con chi, ma anche perché
Gli appalti riguardano infrastrutture che toccano la vita di lavoratori e di cittadini che le utilizzano. Vedete quanti lavori si stanno svolgendo ora con ANAS, dalle gallerie al manto stradale. Per cui la nostra interrogazione chiede trasparenza e chiarezza. Tempo, consigliere, per conoscere, ho concluso, per conoscere se i membri della giunta direttamente o per tramite dei loro staff hanno avuto contatti con gli indagati in merito agli appalti al centro dell'indagine. Spero che non, nessuno di loro sia il soggetto che doveva prendere due schiaffi, e per sapere quali risvolti avranno le indagini sui lavori che riguardano le gallerie e le infrastrutture umbre che sono essenziali per il Paese e per la nostra Regione. Grazie. Prego, Assessore Melasecche. L'interrogazione contiene due domande che meritano altrettante risposte. La prima, se i membri della Giunta regionale, direttamente o per tramite dei loro staff, hanno avuto contatti con gli indagati in merito agli appalti al centro dell'indagine. Ebbene, emerge chiaramente dalle notizie di stampa che si tratta di appalti gestiti totalmente dagli uffici centrali di ANAS. Quindi, ammesso e non concesso che siano avvenute irregolarità, e questo al momento è tutto da dimostrare, respingo sdegnosamente qualsiasi allusione senza tema di essere smentito. Mentre conosco benissimo i vertici di tutte le società di Stato che svolgono funzioni connesse con le mie deleghe, conosco bene direttori, dirigenti e tecnici anche dei ministeri con cui mi pregio di collaborare al meglio, non ho mai avuto contatti in merito agli appalti al centro dell'indagine, anche perché si tratta di appalti centralizzati, per cui non conosco neanche chi gestisce in ANAS la centrale degli appalti, non so dove si trova l'ufficio appalti, non mi interessa né mi è mai interessato andare a rimestare o tramare per favorire l'uno o l'altro. La nostra Regione nel caso non svolge un ruolo centrale, ma tutt'al più è vittima di eventuali azioni che dovessero essere state commesse. Né voglio pensare che il segretario del Partito Democratico, noto garantista, voglia minimamente inventarsi a tutti i costi colpe di un assessore regionale sulla base delle prime notizie di stampa, soltanto perché è sempre in trincea per difendere gli interessi dell'Umbria. Il segretario del PD non ha certamente interessi pruriginosi nel cercare dal buco della serratura fatti del tutto inesistenti per trarre un misero vantaggio politico dalla strumentalizzazione di notizie di cronaca abbastanza tristi. Viceversa, per quanto riguarda le gare di appalto in Umbria, posso assicurare che a me farebbe piacere, se mai fosse possibile e nei limiti contemplati dalla legge, quindi nella massima legalità, trasparenza e rigore, a che i lavori inerenti, infrastrutture ed opere pubbliche possano essere svolti preferibilmente da imprese umbre, con maestranze umbre, quindi lavoratori umbri, per la semplice ragione che notoriamente le imprese di cui si conosce il modo di operare danno maggiori garanzie di professionalità e soprattutto riescono a portarli a termine con la dovuta qualità e puntualità. Proprio per questo il Servizio Opere Pubbliche, alle dipendenze del mio assessorato, ha curato e sta curando l'elenco delle imprese tenuto dalla Regione, fornendo dati sempre più precisi e di dettaglio su ogni impresa, perché solo la massima trasparenza consente alle stazioni appaltanti di chiamare al confronto concorrenziale, soprattutto negli appalti sotto soglia in base alla norma europea, le imprese migliori seguendo un rigoroso criterio di rotazione. Se poi il consigliere Boria è curioso di conoscere notizie in merito a soggetti cui fa riferimento nella sua interrogazione, consiglio di rivolgersi ai sindaci del Partito Democratico
che si sono succeduti negli ultimi 30 anni a Narni e proverà ampia soddisfazione e notizie di dettaglio in merito ai soggetti di cui lui parla. La seconda domanda chiede quali risvolti avranno le indagini sui lavori di ammodernamento delle gallerie umbre, infrastrutture essenziali, eccetera, eccetera. Non essendo io la rosina del topo di Monteluce, nota cartomante dell'epoca, non posso immaginare innanzitutto se i fatti narrati avranno risvolti penali e con quali conseguenze che accerterà la magistratura. Di certo, comunque, può facilmente verificare che la mia azione, anche talvolta martellante, ma sempre nel pieno rispetto del ruolo di ognuno, è stata sempre e solo volta ad accelerare i lavori dei cantieri, quanto alle gallerie, sempre e soltanto a chiedere se i lavori proposti fossero indispensabili per la funzionalità del traffico, possibilmente per accorparli, per dimezzare i tempi di blocco della circolazione, come è avvenuto nel doppio, ex doppio cantiere della galleria e del viadotto della Contessa, i cui lavori si sono conclusi positivamente pochi giorni fa. Le mie insistenti richieste sono sempre volte alla sicurezza dei lavoratori, alla sicurezza degli automobilisti, alla sicurezza dei cantieri, ma anche alla celerità nella durata dei lavori, facendo in modo che le imprese si adoperino per portare a conclusione le opere nel più breve tempo possibile, lavorando su 2 turni almeno e su 3 nelle gallerie. Essendo il contrario, esattamente quindi il contrario, di quello che adombra l'interrogazione nel mettere in evidenza possibili legami con procedure non corrette e ammiccamenti di qualsiasi tipo nell'interesse di terzi. Il senso politico e l'intento che si prefigge l'interrogazione, al di là delle 2 domande che pone, è fin troppo evidente, ed è quello di cercare accostamenti che possano schizzare fango nel comportamento di un membro della Giunta regionale e del sottoscritto in particolare. Caro segretario del PD, il miglior complimento me lo ha fatto il governatore della Toscana quando ha affermato, in merito allo studio conclusivo di RFI sulla collocazione della Media Etruria, così riportano le cronache, peraltro senza smentita dell'interessato, che da assessore alle infrastrutture e trasporti io mi infilerei dappertutto, pur dichiarando simpaticamente in un recente pubblico consesso che non vuole litigare con me e che in merito alla stazione ad alta velocità Media Etruria l'importante è che si faccia. L'etica della responsabilità nel sentirmi al servizio dei cittadini mi impone di gestire in modo manageriale le migliori strategie per fare gol, esattamente quello che mi chiedono gli umbri, quello che mi chiede la Presidente Tesei e quello che mi chiede questa maggioranza. Ringrazio quindi perché l'interrogazione mi dà la possibilità di essere ancor più chiaro, se mai ce ne fosse bisogno, per spiegare qual è il mio modo di agire. Per seguire obiettivi sfidanti, mai affrontati prima dalle giunte del suo colore politico, comporta prendere sempre posizione, impone di assumersi il rischio di farsi con elevata probabilità qualche nemico, perché qualsiasi nuova opera ha sempre per definizione dei nemici, che siano negazionisti, che siano espropriandi, che siano invidiosi, che siano avversari politici che preferiscono far perdere finanziamenti ed impedirti di realizzare un progetto pur di poterti accusare di incapacità. Lo sforzo di chi agisce nel settore delle infrastrutture e delle opere pubbliche deve necessariamente, se vuole che il proprio sforzo non si perda, come avviene molto spesso nei decenni della inconcludenza, seguire passo passo l'iter in modo da evitare che qualsiasi inciampo faccia perdere mesi e danni preziosi. Da qui contatti puntuali volti a conseguire risultati che con molta probabilità saranno altri che concluderanno. Ma non è questo che interessa,
quanto la convinzione che la propria comunità, sia essa comunale o regionale, possa fare progressi importanti. Tutto questo comporta un lavoro continuo ed incessante di pressing, spesso scomodo, ma se fatto con lo spirito giusto e con il rigore necessario, appaga quei pubblici amministratori che si sentono con generosità al servizio di tutti i territori. Questa è la forma più nobile della politica che prediligo, quella della visione strategica cui seguono puntualmente le realizzazioni. Sia quindi tranquillo, caro consigliere Bori, attendiamo lo svolgimento delle indagini. La Regione dell'Umbria, questa giunta, non hanno nulla da temere da comportamenti illeciti del sottoscritto. Un consiglio, si guardi in casa piuttosto, perché la storia dell'Umbria è piena di esempi eclatanti. Grazie. Replica del consigliere Bori. Grazie Presidente, ma guardi, riprendo. Lei si infila dappertutto, non vorrei che si fosse infilato in un vicolo cieco. Infatti lei prima ha iniziato richiamando una cartomante, evidentemente però i poteri da cartomante li ha, perché prende tutto sul personale, ma le informo che la giunta è composta di più persone, gli staff sono numerosi e mi sembra quantomeno con poteri paranormali la sua capacità di aver verificato in pochi giorni che non ci siano mai stati contatti con delle persone che le ricordo, con le ricordo. Le prego, calma in aula. Le ricordo che queste persone non dichiaravano di andare a Roma, a Milano o da altre parti, ma dichiarano, cito, toccanna a Perugia, ad a due schiaffi a uno. Ora, questa domanda, ma vede, non, lei non è l'unica persona che esiste a questo mondo, per cui l'interrogazione faceva una domanda chiara, a cui lei risponde sul personale. Non esiste solo la sua persona e le avevamo chiesto una verifica che evidentemente non ha svolto. Per il resto, noi vogliamo sapere, altra cosa a cui non si è data risposta, quale impatto avrà tutto questo sui lavori per le infrastrutture. Attenderemo di sapere entrambe le risposte perché, al di là del lungo monologo, non ha risposto né all'una né all'altra.